la grande letteratura latina ricodificata da e per gli studenti. Oggi parlerò della fine del paganesimo. Innanzitutto il principale tema era l'altare della vittoria, perché ci furono vari scontri e avvenimenti. Innanzitutto, quando Costanzo II visitò Roma, che Costanzo era il secondo figlio di Costantino I e visitò Roma appunto nel 357 d.C., l'altare della vittoria fu ordinato e rimosso dalla Camera del Senato, anche se poi venne restituito dal suo successore Giuliano. E infine fu nuovamente rimosso da Graziano nel 382 d.C., però questa volta su istigazione di Ambrogio, che Ambrogio era un vescovo di Milano, che persuase anche l'imperatore a ritirare i sussidi statali e vietare le eredità e le entrate che mantennero molti dei culti pagani, compresa la dotazione delle vestali e il collegio dei pontefici. E infatti anche il titolo di Pontifex Maximus, che aveva significato autorità sulla religione di Stato fin dai tempi di Giulio Cesare, fu rinnegato. E diciamo che, come ho detto all'inizio, perché l'altare della vittoria fu il tema principale? Beh, semplicemente proprio perché c'era questo andirivieni, diciamo, tra coloro che volevano che ci fosse appunto questo altare della vittoria, erano i pagani, come vedremo poi, guidati da Simmaco in particolare, e dall'altra parte c'era Ambrogio, che cercò di fare di tutto per appunto far distruggere questo altare, perché voleva il cristianesimo, cioè lui era cristiano, quindi voleva proprio questa nuova religione, voleva abbandonare il vecchio per arrivare appunto a questa nuova religione. Comunque ci furono appunto molte proteste ai provvedimenti presi da Sant'Ambrogio, a capo delle proteste c'era Simmaco, come ho detto precedentemente, e in questo tentativo, diciamo, di restaurare l'altare. Però, come ho detto prima, appunto ci sono questi andirivieni e Ambrogio inviò una lettera al giovane imperatore chiedendo di vedere le petizioni e minacciando la censura e il sacrilegio se fosse stata accolta favorevolmente. E poi, come vediamo dal testo, Ambrogio scrive: «La salvezza non sarà assicurata a meno che ognuno non adori veramente il vero Dio, cioè il Dio dei cristiani. Dato che hai veramente mostrato la tua fede in Dio, la maggior parte dell'impero cristiano sono stupito che il tuo zelo per la fede e la nostra protezione e devozione hanno ispirato in alcuni la speranza che ora sei obbligato a erigere altari agli dei dei pagani e a fornire fondi per il mantenimento di sacrifici profani». Vabbè, comunque è tutta una lettera che rivolge all'imperatore appunto minacciandolo e minacciando appunto la censura e il sacrilegio, e questo significa che comunque diciamo mette tutto se stesso Ambrogio pur di contrastare i pagani. In seguito, nell'epistola 17, sempre in rappresentanza dei suoi colleghi pagani al Senato, Simmaco, che aveva assunto la prefettura di Roma quell'anno, fece un eloquente appello per il ritorno dell'altare e il ripristino dell'entrata al sacerdozio, sostenendo che la fortuna della nazione dipendesse dal mantenimento delle sue antiche usanze e istituzioni religiose. Quindi qua mette in ballo addirittura la fortuna della nazione, cioè fa riflettere che un diciamo ritorno all'altare della vittoria avrebbe portato comunque fortuna alla nazione. E poi scrive tutta una lettera anche lui. E infine, ovviamente, Ambrogio cercò di ostacolarlo, e confutando ogni punto sollevato.
Proseguendo nell'epistola diciottesima, l'altare non era ancora stato restaurato e diciamo che in questo periodo Ambrogio esercitava un grande controllo su Teodosio I. E infatti, questo è possibile notarlo perché Teodosio proibì il culto pagano e appunto pubblicò una serie di editti che proibivano il culto dei pagani e rendevano efficacemente il cristianesimo la religione ufficiale dell'impero. E infatti ci sono, sono conservati nel codice teodosiano una codificazione di promulgazioni legislative che sono delle costituzioni e venne poi diviso in titoli e sistemato cronologicamente al tempo di Costantino un libro, appunto queste promulgazioni appunto. E comunque inoltre Teodosio proibì anche l'offerta di sacrifici di sangue, le forme di culto pagano, compresi i riti religiosi privati, e non fu permesso alcun sacrificio in nessun luogo o città, e in privato non dovevano essere offerti vino, incenso, né candele votive, né lampade accese, né ghirlande sospese, né a nessuno, insomma. E, infine, l'olocausto o la divinazione delle viscere divenne un'offesa traditrice, mentre chi praticava più umili riti pagani, come la venerazione di una statua, addirittura legando per esempio un nastro attorno a un albero, era minacciato addirittura di perdita di proprietà. Un altro avvenimento fondamentale che portò a un ulteriore dibattito tra la fine e il continuo del paganesimo fu la battaglia di Adrianopoli, avvenuta nel 378 d.C. Per vederla brevemente come avvenne, allora in sostanza ci fu questo scontro tra i Goti e i Romani, ma perché? Allora i Goti inizialmente stavano scappando da una popolazione, gli Unni, e si trovarono proprio davanti, diciamo, all'impero romano. Così l'imperatore Valente scelse di farli entrare nel suo regno perché comunque erano abbastanza i Goti e quindi avrebbero potuto far parte dell'esercito romano. E così l'unica cosa che dovevano fare i Goti è entrare senza armi. L'imperatore poi diede anche parecchi soldi ai Goti per farli stanziare nell'impero, però i generali romani, e qua vediamo proprio la corruzione romana che è anche ripresa tra l'altro da Tacito, comunque, è una breve parentesi, comunque i generali romani che appunto erano abbastanza gelosi del proprio diciamo impero, comunque di Roma, della propria città, decisero di fanno un gioco sporco, diciamo, si intascano i soldi che l'imperatore aveva destinato per i Goti, però non contenti solo di intascare questi soldi, chiedono anche ulteriore denaro ai Goti, e i Goti alla fine, esasperati, arrivano persino a vendere i loro figli come schiavi per avere quel minimo per sopravvivere, appunto. Quindi c'è un grandissimo sfruttamento e inoltre non sono stati registrati i Goti, e in più per quella confusione, diciamo, tra la confusione sono entrati anche con le armi. Così iniziarono i primi conflitti, e, però proprio il culmine arrivò quando i Goti ci fu un incontro tra i generali romani e i Goti, però durante questo banchetto il comandante dei Romani, Lubicino, cerca di avvelenare Fritigerno, che era il comandante dei Goti, il quale diciamo che riuscì a scampare a questo attentato, però ovviamente Fritigerno capisce che i Romani sono completamente sfruttatori e disonesti, e così inizia uno scontro. I Goti iniziano a devastare i villaggi, compiono tantissimi saccheggi che ancora vengono ricordati, e infine, diciamo, l'incontro finale più importante, appunto, arriviamo alla battaglia di Adrianopoli, la quale avvenne nel 378 d.C. Con l'imperatore Valente, che prese una decisione abbastanza affrettata, perché decise di entrare, diciamo, in guerra contro i Goti
senza l'aiuto di nessuno. Innanzitutto erano in inferiorità numerica, poi i romani dalla destra attaccano senza l'ordine del comandante e quindi vengono annientati, sono costretti alla ritirata e infine vengono completamente distrutti dai Goti, e quindi così finisce la battaglia appunto di Adrianopoli con la sconfitta dei romani. Comunque c'è anche da dire che questo segna la disfatta della società romana, però l'impero romano non cade solamente, diciamo, perché non riesce più a gestire i barbari, ma semplicemente per una corruzione e per un decadimento totale delle strutture che lo avevano fatto grande. A questo punto, appunto, l'impero romano è sfaldato proprio. E questa è in breve la battaglia di Adrianopoli. Come detto all'inizio, questo avvenimento portò a un ulteriore conflitto tra i pagani e i cristiani, perché dopo questa disfatta c'è la caccia al responsabile e Simmaco, e i pagani ritenevano fosse colpa di Roma, che aveva completamente dimenticato l'antica religione degli antichi dei, e l'unico modo per, diciamo, salvare Roma era ritornare al culto pagano, e in questo modo magari si sarebbero riusciti appunto a salvare. Intanto vediamo come Prudenzio, che è un cristiano, replica all'accusa di Simmaco, che dice: non ritorniamo all'antico, ma rompiamo gli orrendi ornamenti che rappresentano gli dèi, che tu Roma hai gettato via. Quindi c'è proprio questa continua lotta tra nuovo e antico, che, di cui parlerò poi un po' più avanti, e quindi questi continui dibattiti, diciamo, tra i cristiani e i pagani. È molto significativa questa frase che venne enunciata da Prudenzio, perché ci fa proprio capire addirittura come utilizza orrendi ornamenti che Roma ha gettato via, quindi che è una cosa passata e bisogna, diciamo, modernizzarsi e passare al futuro, tra virgolette. Per finire parleremo della Dea Vittoria. In sostanza diciamo che ci sono alcune caratteristiche che devono avere gli uomini in guerra per poter vincere. Questo si potrebbe un po' collegare con tutto quello che abbiamo detto finora. E infatti queste caratteristiche sono l'instancabile fatica, un maleducato coraggio, lo zelo, spirito ardente e la forza. E infatti intanto c'è una sorta di dibattito di nuovo tra Prudenzio e Simmaco II nella definizione della statua Vittoria. Infatti Prudenzio fornisce una descrizione di come potrebbe effettivamente essere stata la statua della Vittoria, e questa immagine bronzea della Vittoria illustrata, che risale al primo secolo d.C., suggerisce anche il suo aspetto. È una delle virtù più comuni rappresentate sul retro delle monete romane. Vittoria, che appunto si passa da vincere a conquistare, era personificata come una figura alata, di solito con in mano un palmo e scendendo con abiti fluenti come un messaggero degli dèi per conferire una corona di alloro su il vittorioso. Quindi è fondamentale vincere. Insieme a poi c'è una piccola statua di culto appunto della Vittoria in piedi su un globo, che stende una corona e simboleggiava il dono della vittoria e la fama che conferiva. L'immagine poi continua ad apparire sulle monete per molto tempo, dopo che altre divinità pagane erano state escluse, ed è appunto un simbolo evocativo del trionfo di Roma, anche se solo come una personificazione e non più come, diciamo, percepita come divina. E la vittoria alata e la sua associazione idolatrica, che iniziava a svanire, era stata trasformata nella figura di un angelo,
che era intermediario e servitore di Dio, e il ramo di palma era un simbolo di vittoria sulla morte e la chiesa trionfante. Con gli altari né il grado macinato e prevalse la vittoria di un buon auspicio. C'è appunto questo Prudenzio contro Simaco II, all'estremità opposta della casa del senato romano, la curia, c'è una piattaforma bassa su cui sorgeva un altare e una statua d'oro della vittoria, che era stata collocata lì da Ottaviano per celebrare la vittoria di Roma su Antonio e Cleopatra. E cosa potrei dire? Che comunque appunto tutti gli uomini che vogliono vincere devono considerare questi aspetti e devono avere queste caratteristiche. Quindi per concludere, tutto la fine del paganesimo, questo approfondimento che ho fatto, in realtà il vero problema, cioè ciò che spicca realmente, è il conflitto tra il vecchio e il nuovo. Per quanto riguarda questo argomento, potrei dire che non soltanto nella religione, però in tutti gli aspetti della vita, a livello politico, economico, istituzionale, spesso le persone temono i cambiamenti, ossia le novità. E infatti si ha paura del futuro, e questo è anche un elemento ricorrente in tutte le società, a partire dagli anni passati fino al giorno d'oggi. Infatti il tema ricorrente di questo approfondimento è appunto il conflitto tra vecchio e nuovo, come ho detto prima, in ambito religioso però, perché da un lato c'è Sant'Ambrogio che vuole abbandonare il paganesimo per il cristianesimo, mentre dall'altra parte c'è il senatore Simmaco che è conservativo e quindi vuole rimanere nella cosiddetta età del paganesimo.